Buongiorno ragazzi, ben ritrovati. Oggi sono a Campostaffi, una vecchia stazione sciistica sperduta sui Monti Simbruini, al confine tra Lazio e Abruzzo. A dire la verità non so se questi impianti funzionano ancora. L'ultima volta che sono stato qui, circa 5 o 6 anni fa, mi sono sembrati già abbastanza abbandonati. In ogni caso non credo che la stagione sia partita, perché quest'anno ha fatto caldo, ha nevicato pochissimo, infatti anche oggi di neve se ne vede ben poca. Il mio obiettivo di oggi è il Monte Cotento, un'escursione abbastanza semplice che però regala ottimi panorami. Nei giorni scorsi ha fatto caldo, quindi la neve si è sciolta, adesso le temperature si sono nuovamente abbassate, oggi fa freddissimo, quindi la neve si è righiacciata e ci sono delle lastre di ghiaccio scivolosissime, quindi penso che porterò i ramponi. E niente ragazzi, volevo partire con un'inquadratura epica, ma come avete visto mi si è smontato un pezzo di scarpa. Adesso mi prendo qualche minuto per smadonnare, poi torno da voi, aspettate lì . Allora, la situazione è la seguente: ho il tallone della scarpa sinistra che si è completamente scollato, ha deciso di andarsene per cavoli suoi. Questa escursione qua non gli piaceva, ha detto adesso me ne vado e me ne faccio un'altra per conto mio. Quello della scarpa sinistra è lì lì per seguire le orme del suo compagno. Fortunatamente queste scarpe hanno il battistrada separato, quindi c'è un pezzo incollato sul tallone e un pezzo incollato sulla pianta, quindi le piante fino a prova contraria sono rimaste al loro posto. Non ci penso nemmeno di tornare indietro, anche perché ho la cima in vista. Adesso vado avanti e salgo là sopra, sospinto dalla clamorosa incazzatura che mi sta venendo, ma tra poco mi passa, non vi preoccupate. C'è uno strato di neve fresca e sotto un bello strato di ghiaccio. E io ovviamente sono in questa situazione. Qui zero battistrada, andiamo da quest'altra parte. Non so se riesco a farvelo vedere. Si vede? Cerco di tamponare la situazione indossando i ramponi, anche se non è proprio l'ideale, perché la neve non è uniforme e quindi mi toccherà camminarci sul terreno nudo, sui sassi, insomma una situazione un po' del cavolo. Qualcosa là su cima. Ma
atteggiamento abbastanza bellicoso. Speriamo non mi facciano passare. Mi manca un ultimo pezzettino sul nevaglio e sono arrivato. Sono arrivato sulla cima, ragazzi, ci ho messo un paio d'ore, poco considerando i vari inconvenienti che sono successi lungo il cammino. Le caprette purtroppo si sono spaventate e sono scappate, non so dove, perché qua c'è un precipizio, dalla parte mia non sono venute, quindi si sono volatilizzate. Un'escursione questa, come vi dicevo, abbastanza breve, ma che regala comunque dei panorami notevoli. Adesso faccio delle panoramiche, vi faccio vedere. Scatto un po' di foto e poi riscendo, ragazzi. Voi restate con me però, perché non è finita. E no, perché dopo tutta la camminata, il freddo, il vento, le scarpe rotte, devo rifocillarmi. Quindi troverò un angolino appartato e mi preparerò qualche cosa da mangiare. Poi nel frattempo lasciatemi un bel pollice all'insù. Sono le 11:30 ed è da stamattina alle 6 che non metto nulla sotto i denti, sto letteralmente morendo di fame. Si dà il caso che abbia portato un paio di buste dell'Adventure Menu. Abbiamo Chicken Supreme with Ratatouille, eccolo qua, e Indian Lentil Dal Soup, che se non vado errato dovrebbe essere una sorta di zuppa di lenticchie. Spero di non sbagliarmi come l'altra volta, qui gli animali della fattoria non c'entrano. Avevo già provato un pasto pronto dell'Adventure Menu in un altro video, magari ve lo lascio alla fine o come scheda qui sopra. La busta che ho consumato l'altra volta era già pronta, queste qua invece come vedete sono quelle disidratate e addirittura sotto vuoto, quindi va scaldata dell'acqua e va messa all'interno della busta. Sto scaldando circa 600 ml d'acqua da suddividere nelle due buste. Il bello di queste qui è che sono molto leggere e molto compatte, però una volta reidratate comunque vedete che abbiamo un 350 per questa qui e un 400 per quest'altra, quindi vengono delle porzioni abbastanza generose. Una volta che l'acqua bolle basta versarla all'interno della busta, girare, chiudere la zip, aspettare 8-10 minuti, dopodiché il pasto è pronto. Sto aspettando che le buste si reidratino. Mamma mia che fame, non vedo l'ora. La busta che ho mangiato l'altra volta, il famoso turkey meat, mi ha soddisfatto veramente tanto e quindi da queste qui mi aspetto altrettanto. Comincerei con il Chicken Supreme, è caldo ed è decisamente aumentato di volume rispetto a prima. Ah, che bello. Date un'occhiata. Ci sono due livelli per l'acqua, uno inferiore e uno superiore. Io l'ho messo a quello inferiore, quindi è venuta una roba
abbastanza, vedete, molto, molto compatta, non brodosa. Ragazzi, no, aspettate, un altro boccone. Scusate i versi ambigui, ma ragazzi, è veramente, veramente buono. In bocca è un'esplosione di sapori, si sente il pollo, si sentono le verdure, è speziato e leggermente piccante. Il pollo è tagliato a pezzi piccoli, però ci sono anche dei pezzettoni un po' più grandi, vedete? Ragazzi, quello dell'altra volta era buono, ma questo è addirittura meglio. Mai provati i pasti pronti per l'outdoor? Così buoni, veramente notevole. L'ho divorato in 30 secondi netti, sto raschiando il fondo della busta. Adesso passiamo alla zuppa di lenticchie. Ancora calda. Anche qui ho messo l'acqua a livello inferiore, quindi più che una zuppa brodosa è venuta una sorta di purè. Buona. Accidenti, è piccante e molto speziata. Questa forse necessitava di un po' più di acqua, di essere diluita un po' di più perché è veramente molto molto saporita. Le porzioni sono generose in entrambi i casi. Buona, promossa anche questa. Che aggiungere ragazzi, questa era la prima volta che provavo questi pasti, come vi dicevo l'altra volta ho avviato una collaborazione con la ditta che me li ha inviati appositamente per testarli, quindi ho voluto assaggiarli insieme a voi. L'impressione è veramente ottima sia per quanto riguarda le buste già pronte, sia per quanto riguarda queste qui che vanno reidratate. Al momento non sono solamente i migliori pasti pronti per l'outdoor che io abbia mai provato, sono in generale degli ottimi pasti. Spero di sviluppare questa collaborazione perché è bello lavorare con ditte serie ed è bello portare a voi contenuti e prodotti di qualità. Vi lascio in descrizione il sito dell'Adventure Menu, se andate nella sezione shop, troverete tutti i loro pasti pronti, c'è una scelta veramente molto molto ampia, ce n'è per tutti i gusti. Con lo stomaco pieno è tutto più bello, ragazzi, perfino l'incidente delle scarpe non sembra più così tanto grave. Rimango giusto con un filino di perplessità perché sulla carta queste sono scarpe cazzute e non riesco veramente a capire come abbiano potuto rompersi così. Ragazzi, come al solito, se vi piacciono i contenuti che vi porto, è gradita la spolliciata. Iscrivetevi al canale ed attivate la campanella in modo da non perdervi le prossime avventure. Raggiungetemi su Fall Adventure Community, il gruppo del Fall Adventure Gathering. Stiamo preparando l'edizione 2020 e sarà piena di sorprese, quindi mi raccomando, iscrivetevi. Vi lascio come al solito il link in descrizione insieme a tutti gli altri link dei miei profili social. Grazie per essere stati con me anche questa volta, ragazzi. Vi saluto e non perdete i prossimi video. Tutte e due le scarpe rotte, ma ci rendiamo conto? Delusione, delusione totale. Per quelli che me l'hanno chiesto, la macchina nuova è una Dacia Docker. Guardate il biglio, che spettacolo! Si vede pure la croce di vetta, mi sa. Vediamo un po'. Dov'è? Eccola qua.
La volta scorsa mi è andata male, ma tornerò.